Attraverso l'Eucaristia sacramentale che dice grazie, vogliamo allora dire grazie a tutti quanti, sempre, ma soprattutto in questo periodo, in questo inverno, rischiano la loro vita per curare, danno se stessi come il Signore per permettere di rialzarsi e di ripartire. Con queste intenzioni ringraziamo per la fondazione di Casa Sollievo, ringraziamo per la presenza e diffusione dei gruppi di preghiera che trovano in Casa Sollievo, come ci dice San Pio, la loro casa comune e il loro cenacolo, e chiediamo per tutti di essere fedeli a quanto il Signore ci ha donato e regalato come seme da curare e da far crescere. A riscaldarlo ci pensa Lui con i Suoi raggi d'amore. Amen.